I bet, that's what we're gonna study, yeah. Spicca con la canzone sui comunisti. Via! Allora, una giunta abbastanza veloce. Pratica numero uno, per il presidente Burlando, adesione al progetto Free Italia Wi-Fi. Ciò cosa vuol dire? Fa parte del progetto Wi-Fi perché la federazione ha il Free Wi-Fi nazionale. Sì, un po' di cose. Parlavo di una cosa, diciamo, che mi sovviene. Gabriella anche. Dunque, dopo due anni che ho detto che bisognava portare la banda larga a San Fruttuoso, che mi sembra una cosa che ciascuna persona di buon senso potrebbe immaginare, ho chiesto la TSIR perché non l'hanno fatto, perché nel programma non va a niente. Non so se si può dire quindi che palle, ma che palle, cioè, ma perché si perde degli anni per fare delle cose banali? Insomma, è logico che deve avere segnato San Fruttuoso, no? Cioè, non so come si fa. No? Ho parlato 6 mesi fa anche di Anita, quando c'erano loro, ma 6 mesi fa. La risposta è sì, è nel programma, noi agiamo su un programma e non ci hanno dati. Io vorrei sapere chi scrive il programma però, credo che siano loro a definire. Sono loro a definire. Non ci hanno ancora portato neppure quelle aggiunte che tu sollecitavi, per i quali io ho ancora soldi da impegnare e non sono ancora venute qua. Comunque l'ordine è il seguente. Ok. Di quei titoli in fila. Siamo più tardi. Primo titolo, il programma vecchio si è incagliato. Non so perché, anzi, credo di sapere anche perché, credo che a un certo punto si siano andate trattative con la cessione all'azienda nazionale, per quanto sì. Fermate, eccetera. E a questo punto noi dovrà finire a giugno-luglio, credo che non finisca, chiedere che tempi e forse anche applicare per le altre priorità. Poi c'era il discorso. Per esempio, c'è una situazione anche molto particolare, nel frattempo tutto là sotto un livello istituzionale politico, stare molto attenti, non c'è il discorso. Primo punto, quindi capire bene che fine fa il vecchio investimento. Secondo punto, diciamo, aggiungere per pochi soldi per fare quelle cose che dobbiamo fare. Poi questa cosa ballava tra le cose che mettevamo sul vincitore della gara come suggestiva, nel limite della possibilità giuridica, ci mancherebbe altro, diciamo, e con la compatibilità finanziaria assicurata dai fondi POR, diciamo, dai fondi FES. E poi questa cosa di San Fruttuoso, un po' erano legate da Tassir, non aggiunte che siano loro direttamente, un po' no, non capisco neanche cosa vuol dire, mettiamo lì dentro, pochettino. Ci sono certo, è singolare che noi che portiamo a manovrare logico sperduti, non ci poniamo il tema di portare un nuovo sindaco come San Fruttuoso. Dura anche circa poi c'è un altro tema che ti prego di verificare, perché sembra questa cosa di Infratel non vada avanti. Non vada avanti. Non è che l'argomento può essere che le due aziende che si pensava si fondessero o non si fondano, che ci azzecca. Cioè, parlare con il fratello e dire, ma il vostro appaltatore lavoro fa o no? Perché non è che nel pacchetto ci fosse anche la fusione con un'altra realtà, c'è un appalto pubblico, punto e fisso. Ci dai a finire il suo lavoro qui, insomma, abbiamo fatto quasi ovunque, cerchiamo di finire. Vedi tu, siccome non andiamo più là, ecco, poi a San Fruttuoso lamentano anche il fatto che c'è, e nel monte in generale, c'è poca copertura per la telefonia mobile, per l'erba nostra naturalmente, che però sono un pericolo per gli escursionisti, eccetera. Allora ho chiesto a Castellini di convocare, di invitare un incontro ai maggiori operatori delle reti telefoniche mobili, per vedere se con un'operazione di buona sfera, di invito, di visibilità, possono affrontare questo problema. È chiaro che bisogna mettere dei ripetitori, no? Perché se il problema è che non si può toccare, eccetera, allora. Ma vedi tu sta partita qui, non andiamo più perché non è lì, perché no. Abbiamo pensato che fosse giusto andare non adesso ma quando si effettivamente si apre la carta, più in là che va un altro potremmo qua. Ho capito un po' diverso. Bene, via.
Pratica numero 6 dell'ODG, Presidente, atto di indirizzo alle società partecipate relativa all'adozione di misure di contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 147 del 2003. Credo che siano gli indirizzi da spendere. Sì, lo so. Pratica numero 7 per il Vicepresidente, approvazione del progetto di comunicazione sulla dematerializzazione della ricerca medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, campagna di comunicazione La ricerca viaggia online, impegno di euro 300.000. Questa la facciamo insieme al sistema delle farmacie. Siamo partiti. Siamo partiti. Siamo partiti dappertutto. È stata una inutile polemica, ha creato anche problemi interni al sindacato. Ho avuto le scuse di un dirigente sindacale dei medici di medicina generale per quelle cose che sono uscite. Bene, io. Pratica numero 8, assessore Berlangeri, programma attuativo regionale. Poi l'altra cosa più grossa, il fascicolo, eccetera, per rendere tutto. Fascicolo siamo, abbiamo scritto questa settimana a Roma, abbiamo avviato la trasmissione di tutti i dati, che è una cosa abbastanza, del progetto, che è una cosa abbastanza pesante, e abbiamo scritto che noi inviamo, però siamo in carenza del decreto ministeriale, che e quindi ci riserviamo poi di adeguarci al rispetto ministeriale. Comunque siamo puntuali. Bene. Programma attivo regionale FSC 2007-2013, progetto 6, area tematica complessi monumentali, concessione di contributo di euro 594.379,43 e liquidazione a conto a favore del Comune di Ventimiglia. Bene, questa, diciamo, per Langeri e Finelli naturalmente completerebbero con la relazione causiana che ho in Santa Rosa. Sì, no? Sì. Complesso intervento molto importante del tribunale che vanno verso la conclusione. Che poi l'ha fatto ormai. Mentre l'altra più avanti, no? Sono quali quando rifatto. Via. Numero 9, assessore Rossi, approvazione di convenzione tra Regione Liguria e Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, quelle di insegnamento e conferimento del mandato per la sottoscrizione. Se volevo su Science, sono stato perfetto. Non capivo. È difficilissimo di questa parola. E cos'è? Parigi è... Tra politiche. Ho capito, ma la conosco bene. Messo così sembra il manifesto dell'alleanza tra la Le Pen e Salvini. Si chiama proprio Sciences Po a Parigi. Si chiama Sciences Po, la conosco bene perché si è fatto il master mio. Poi è straordinario. C'è un argomento. Dunque, assessore Paita, indirizzi attuativi dell'intesa interregionale di quella delibera 298-2003, conferimento di rifiuti solidi urbani presso impianti di trattamento siti in Piemonte. È l'accordo con il Piemonte, qualora dovessimo avere ancora problemi in futuro, abbiamo pronto un accordo per portare il materiale negli impianti piemontesi. E questo, diciamo, ce lo teniamo come eventuale riserva qualora dovessero essere. È una politica preventiva, perché abbiamo preso contatti con Camparino, Camparino è disponibile, quindi nel caso ci fosse un'emergenza non bisogna neanche farlo sotto l'emergenza, perché è già deciso e va direttamente. C'è già anche la cosa sui prezzi in questo accordo. Ma lì dentro li avevamo anche già visti, però non so se è scritto, non so, magari non si fa. No, ma poi questo... Ecco, la mia idea sarebbe quella di inserire anche gli accordi, diciamo, collaterali, quelli appunto a prevenzione di ulteriori problemi, dentro il piano degli studi. Quindi adesso intanto portiamo queste delibere, poi eventualmente li recepiamo. Io ve ne ho il consiglio l'8. Tra l'altro ho visto che abbiamo messo 8 pomeriggio
qualcosa un po' ieri, un po' più tardi. Ore 5. Cioè, sai, dipende. Vabbè, comunque chiederemo alla gentilezza a sto figlio casomai di finire la stipendia, se lo vediamo. Di solito voglio una relazione che faresti tu a questo punto. Mi sono fatto i materiali, diciamo, perché devo... Già che c'era i lupi quando abbiamo deciso di fare i rifiuti. C'ero io. Voglio una relazione aggiunta. Credo di sì, che parte con quella, come sempre. No, quando si fa... Io ho chiamato Boppa. Perché non avevo... Non si è stabilito in modalità. E Boppa mi ha detto che ci saranno quelli che intervengono e dicono perché hanno chiesto il consiglio e fanno una relazione loro. E poi dopo la giunta dovrà portare un contributo. Prima non sono in grado di darla, perché sto ricostruendo, diciamo, un po' le cose. E poi, però quel giorno lì, semmai, se no, quel giorno, cioè, andrò a braccio e poi vediamo. Poi fanno l'atto. Va bene. Assessore Paita, approvazione programma 2014 degli interventi in materia ambientale a varere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti, modalità di presentazione, domande e finanziamento. Questo è il bando per l'ecotassa. La scelta, diciamo, che viene fatta è quella di cercare di concentrare su impianti, diciamo, che siano un po' più grandi, okay, e che risolvano, diciamo, le fattispecie di problematiche che abbiamo. Quindi non erogazioni a pioggia, ma concentrarci su quello di cui abbiamo bisogno all'interno del piano. Che poi esatto. Sì. Vicepresidente, determinazioni in merito all'atto aziendale di diritto privato dell'ASL 5 Spezzino. Gli chiediamo diverse modifiche perché non è... Chi sei? No, che chiediamo, cioè lo deliberiamo che devono modificarlo. Sempre vicepresidente, decreto legge 35/2013, articolo 3, lettera B, liquidazione di euro 2.553.721,59 a favore dell'ASL 5 dell'ente ospedaliero Gambino. Questo è Rossetti anche, credo, no? Sì, sono dei 40 milioni che non ci sarà mia firma. Sì, sì, c'è uno. Cioè, che non è stato scritto. Questa è la prima parte, i 40 milioni, poi c'è l'altra. C'è scritto l'assola, insomma. Un anno l'asso, lo sei di nulla di essere. E allora bisogna mettere. Grazie che sia dietro. Facendo un altro curto. Sono in 30 milioni in tre tracce, 28, 11, perché vanno a coprire spese diverse di competenze. Debiti diversi, diverse aziende. Ma è giusto così. È giusto così, no. Ma sono investimenti in conto capitale? No, sono... All'aziende. Sono il pagamento dei fornitori. Perfetto, questo non è abbastanza. Sono vecchie partite con cui... Allora, per il Presidente, aree interne, modalità di attuazione della strategia nazionale nella programmazione di cui abbiamo. Va bene. Ma chi l'ha vista? Tutti gli assessori. L'ha vista Ila. Che cosa? Aria interna. L'ho distratto, però d'accordo. Andiamo avanti. C'ho solo un dubbio, che è meglio che ce lo chiariamo, però, a futura memoria. Lì a un certo punto si ipotizza una figura, non so se il termine giusto, di una sorta di project manager per il progetto da rete. Che fosse un maschio. No. Vorrei che non ci costasse nulla, che non ci costasse nulla o che costasse poco, no, quindi un qualche cosa di interno alla regione. Scusate, sono era detta in senso quello delle aree interne con i contenuti. L'avvio della sperimentazione sulle valli antole che non dalla parte anche settore sociosanitario. Volete farla vedere di posto, si può? Tra l'altro ce la facciamo vedere.
e verificate quell'incarico, quel ruolo lì che sia un ruolo non oneroso per la risposta. E altra cosa che viene aspettata. Sul genere poi immagino non fai questione. No, sono problemi di costi. E poi c'è una novità che è meglio che sappiamo tutti, perché si parlava della zona Val di Vara 5 Terre, sulla base un po' di indicazioni che sono venute anche a livello nazionale, resta soltanto la Val di Vara. Ah sì. Assessore Bernardino. Guardate un po' bene, dai, tanto non so. Siccome questa cosa qui potenzialmente riguarda un po' tutti, guardatevelo tutti, cioè ci sarà una lettura. Per il resto hanno grandi cifre, ci sono anche grandi aspettative, almeno in piccola parte. Per esempio, con la banalità, ma non voglio riportare i giornali nei comuni molto 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 lontani, cioè un'altra volta i distributori si devono riportare i giornali. Allora ero in mente una mattina che siccome però ci va la corriera a questi posti qui, la corriera potrebbe portare i giornali, certo ti chiederanno un minimo di questa mi sembrava una piccola misura, ma ci stai dentro, no? Va bene. Allora, professore Berlangeri, verifica di conformità del decreto del 23 maggio 2014 del direttore generale dell'Agente in Liguria, inerente al regolamento per l'esecuzione di lavori e le acquisizioni di beni e servizi nei comuni. All'assessore Rambaudi, contributo di solidarietà per la disabilità. Sì, su questo spenderei due parole. Io l'altro giorno in consiglio ho ridato una copia a tutti i capigruppo e ho detto che avremmo deliberato oggi, visto che è stato coinvolto il consiglio, tutte le associazioni di disabili, che ha fatto una serie di riunioni finite. Ovviamente abbiamo ulteriormente, dopo le audizioni in commissione, trovato ancora qualche accomodamento, però l'asticella si alza sempre, quindi anche sulla quest'ultima formulazione che porta a 12.000 ISE, su quale c'era stato insomma abbastanza una condivisione, avevano detto beh almeno arriviamo a 12.000, adesso mi è arrivata già la lettera della FISH che dice che vogliono 15.000, però io l'ho detto ai capigruppo, qui è una sticella che non riusciamo più a bloccare. Io a questo punto credo che questa delibera sia da portare avanti così, anche perché altrimenti non riusciamo a riformare il sistema, che era la cosa fondamentale, e comunque abbiamo messo la scappatoia che su casi verificati dal distretto che avessero problemi particolari, non so se uno se è pieno di debiti, ha 2 milioni, ha 2.000 euro al mese di mutuo non ha i soldi per pagare la retta, voglio dire, come il servizio sociale professionale fa in modo discrezionale, ma con una valutazione tecnica si valuterà eventualmente l'eccezione, però dover estendere a tutti per la preoccupazione che qualcuno non riesca, anche perché abbiamo un problema di sostenibilità economica, ma poi credo anche tutto sommato un problema di equità, perché chi ha le risorse può pagare, mi sembra che sia giusto che contribuisca in questa fase. Poi non vogliamo mettere nessuno in difficoltà, perché credo che il sistema ci garantisca con la presa in carico finalmente, non con una misura indifferenziata, ma con una presa in carico del distretto sociosanitario, e se ci sono dei casi particolari possano trovare comunque ascolto e soluzione. Io spero, nessuno mi ha mandato osservazioni, nessuno mi ha detto niente da martedì a oggi, poi ovviamente immagino che sarà comunque, qualche protesta ci sarà comunque cavalcata, però io appunto propongo di andare avanti. Professore Rambaudi, Fondo regionale non autosufficiente, convenzioni con FIP e FPA, termine di scadenza 31 dicembre 2014. Sì, questa è la convenzione, la gestione della parte di FIS, abbiamo fatto una scadenza breve perché poi abbiamo tante piccole convenzioni con FIS e volevamo poi farne una, diciamo, complessiva, più razionalizzata. A
Assessore Guccinelli, il programma operativo regionale POR Saesule, obiettivo competitività regionale occupazione della Regione Liguria 2014-2020. Sì, è l'approvazione del programma operativo regionale che adesso poi, dopo questa approvazione, andremo ad acquisire il parere della Commissione e poi inizia la trattativa con l'Unione Europea. Quindi è tutto da definire, tutto da conquistare nei contenuti che abbiamo messo. Le cose sono quelle che avevamo già visto quel venerdì, quindi inserimento degli obiettivi tematici innovazione e ricerca, agenda digitale e informatizzazione dei territori, competitività delle imprese e l'energia intesa come produzione da fonti rinnovabili ed efficientamento. Questi sono i quattro obiettivi tematici obbligatori che devono coprire come minimo l'80% delle risorse del programma. Le risorse sono 392 milioni. C'è la discrezionalità di un programma, un obiettivo territoriale aggiuntivo, vi ha messo il rischio idraulico e all'interno di questo c'è una quantificazione di 40 milioni di euro per l'agenda urbana, ossia gli interventi rivolti alle città capoluogo superiore ai 40.000 abitanti che agiranno su tre obiettivi tematici che sono l'agenda digitale, sono l'energia e sono la difesa del territorio dalla settica geologica. Questo è grosso modo il programma. Assessore Cinelli. Legge 28/2007, approvazione schema di convenzione 2015, Regione Liguria, Società Regionale Liguria International, società consorzio di operazioni. Impegno di spesa di euro 842.000. Sì, è l'utilizzo delle risorse che sono nel bilancio ordinario della Regione per quanto riguarda il piano attuativo ed iniziative di Liguria International. Hanno inserito 5 progetti, 3 progetti incrociano in qualche maniera il lavoro che riguarda l'Expo, perché un progetto è la partecipazione a Tutto Food 2015 che si svolgerà a Milano nel periodo dell'Expo. Altri 2 progetti sono uno business in Liguria, ossia le attività di promozione dell'economia ligure durante lo svolgimento di Expo 2015 con eventi da costruire in Liguria per attirare imprenditori interessati. E un terzo progetto è valorizzazione del territorio, una storia di eccellenze, che è la promozione del settore agroalimentare, dell'alta tecnologia e dell'artigianato artistico e tipico e di qualità, anche qua è la valorizzazione in questi 3 grandi filoni in modo tale da intercettare gli interessi per quanto riguarda le presenze all'Expo. I 2 progetti aggiuntivi sono uno che riguarda la green energy, quindi il settore dell'energia rinnovabile, e uno che riguarda la nautica e le tecnologie del mare. Per il Presidente, concessione del patrocinio e uso dell'opera della Regione Liguria e iniziative varie. Professore Rossetti, presa d'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio 2013 dell'azienda pubblica di servizio alla persona, Casa Nostra Signora di Misericordia di Celle Ligure. Assessore Rossetti, presa d'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio 2013 dell'ASP Casa di Riposo Suarez di Palizzano. Suarez, 63 anni aveva Paletti. Vediamo il 26. Che morto? Giorgio Paletti. Tu Suarez l'ho incontrato, una scuola di tutti i giorni allo scrittore. Sì, perché era la casa di sopra anche loro. Mi hanno chiesto cosa ci facciamo, ma sei qua, mi ha detto, quando ho vinto la Coppa dei Campioni, il presidente Moratti ci aveva qui una casa per finita quell'epoca. Mi ha regalato una casa alla mia compagnia della Rosa. Ce l'aveva anche un stabilimento balneare. Ma
Hai fatto 4 giorni. Il signore è perfetto, devo dire. La comunità. Sempre insieme a Lodetti. Pasletta, Lodetti e Suarez. Cristino Centravanti. Allora, Suarez. Via. Allora, sempre assessore Rossetti, presa dato dell'approvazione del bilancio di esercizio 2013 dell'ASP, casa di riposo, senatore Borelli, di Chieri di Turco. Assessore Rossetti, decreto legge 35-2013, liquidazione per €8.969.278 a favore delle ASL 2, 3, 5 e dell'ente ospedaliero ospedale di Arriva. Stessa logica, ma altri soggetti. Parte, altri soggetti. Vicepresidente, proroga degli effetti dell'accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie ospedaliere, ANPAS, CIPAS e CRI, fino al 31 dicembre 2014. Questa è conseguente all'approvazione della nuova legge sul trasporto sanitario. Abbiamo 90 giorni per dare corso a tutti i procedimenti di attuazione e proroghiamo le vecchie convenzioni. Siamo nuovo prossimo anno c'è il nuovo. Sì, prima, insomma, però penso che andremo a regime dal 1 di gennaio. Vicepresidente, progetto di ampliamento della sperimentazione gestionale per il recupero della mobilità passiva extraregionale nella disciplina di ortopedia ospedale di Albenga. Questo è molto importante, posso venire a parlare anche di questo. Questa abbiamo riaffermato con una delibera, integrato quanto già detto a febbraio, nel 4 febbraio, con la delibera 237. Conosceva che questi oneri sono a carico del fondo sanitario e soltanto che ci mancava un riferimento per cui non erano completi. Questa osservazione è stata fatta dai revisori della ASDUE e in conseguenza la ASDUE ha preso l'altro dato che conosciamo. In questo modo mettiamo a posto gli aspetti relativi alla competenza. E la prossima settimana portiamo l'assegnazione di risorse trimestrali luglio-settembre alle aziende, che sarà insomma, gli anticipi, e sarà comprensiva anche per tutte queste attività e quindi dovremmo aver superato questo incidente. Vicepresidente, la cosa che stavo per vedere in mattinata, per la situazione è molto complicata. Quindi la vediamo a fine mattinata? Sì. Individuazione di centri prescrittori di farmaci oncologici, Pariete e altri. Allora, farmaci innovativi e definiamo quali sono i centri dove... La cosa delle medicine che ci segnalano un po' tutto, il servizio, eccetera, è una cosa che abbiamo posto che problema, perché noi spendiamo più soldi, è vero? Sì. L'opinione, sì, può essere. Adesso vediamo poi farmaci. No. Per le 6 scatole nella ricetta, 6 mesi, 6 confezioni. E però è una cosa che va a favore. Incassiamo meno, nella ricetta ci sono più prezzi. Però. C'è la preoccupazione del commento a spesa, diciamo. Sì, la preoccupazione è che ci sia meno controllo, però è l'argomento del Ministero, esattamente il Ministro, esattamente il contrario, è quello che in questo modo la gestione deve andare meno dal medico a farsi prescrivere. Il problema è la serietà di chi prescrive, l'accuratezza di chi non... di chi riceve le medicine,
C'è poco da fare, però è difficile andare contro qualcosa così. Finito? Sono ancora dietro. Sempre vicepresidente, protocollo d'intesa per la definizione delle modalità di avvio presso le farmacie private e pubbliche della ricerca dematerializzata. A seguito dell'Alfa, l'Alfa è la campagna di informazione, questa è l'accordo per i farmacisti. Con l'assessore Berlangeri, testo unico in materia di strutture turistico-ricettive, norme in materia di imprese turistiche. Sì, questo è un disegno di legge corposo che revisiona dopo un lungo lavoro di un anno e mezzo, due, il testo attuale sulle strutture turistico-ricettive. È stato fatto un lavoro di semplificazione soprattutto sul lato della parte procedurale, con l'introduzione per tutte le autorizzazioni e le fasi successive di vita amministrativa delle imprese, della segnalazione certificata di inizio attività, con la modifica anche di quelle che erano le procedure della cosiddetta dichiarazione prezzi semplificate rispetto alle tendenze attuali che prevedono prevalentemente l'uso online, non si ricerca dei prezzi delle strutture ricettive. Abbiamo fatto poi un riallineamento e l'introduzione di concetti di impresa turistica, diciamo tra la prima regione che facciamo questo tipo di lavoro, introducendo ad esempio la tipologia dei marina resort, che è la possibilità per i porti turistici di dare servizi di tipo ricettivo alberghiero. Andiamo in consiglio. Bene, bene. Non c'è ancora il mio argomento? No, l'abbiamo tolto. C'è un bene, nel senso che abbiamo finito la pratica di abbiamo tolto. Vicepresidente, verifica dei titoli degli operatori impiegati come host nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Sì, se posso spiegare, sì, anche Rossetti, fate da aggiungere Rossetti in delibere, poi c'è qualche modifica da fare, quindi perché c'è stato un disguido che ci abbiamo lavorato ancora ieri. Ma questa delibera è molto importante perché intanto diciamo risolve il problema degli annunciati, anzi avviati licenziamenti a Vado, alla Sabazia, e quindi è urgente farla oggi perché con questa delibera diciamo il sindacato potrà riprendere la trattativa con l'azienda e chiederanno il blocco ovviamente di questi licenziamenti. Ma è una delibera, diciamo, non fatta per Vado Sabazia, ma fatta per risolvere un problema che comunque si è verificato, anche se con entità decisamente diverse, anche su altre strutture. Perché non tutti gli operatori in servizio o nelle strutture sociosanitarie hanno la qualifica OSS come le nostre delibere, i nostri parametri richiedono. Questo perché in questi anni c'è stato comunque una... ci sono stati molti corsi, ma l'assorbimento di personale con questa qualifica è stato comunque superiore alle possibilità di formazione. C'era già una delibera fatta dal settore formazione che prevedeva la possibilità per le aziende di riqualificare il personale e sono stati anche avviati corsi a pagamento, quindi prima formazione a pagamento. Ora, con questa delibera noi diciamo che le ASL, attraverso le commissioni legge 20, devono fare una ricognizione di tutta la Liguria del dato ad oggi. Ridiamo la possibilità della prima formazione per le persone che non hanno maturato 2 anni di esperienza e della riqualificazione per le persone che hanno 2 anni di esperienza. Ovviamente cambia il numero delle ore del corso da 600 a 1200 ore, ma diamo la possibilità a tutti di mantenere il posto di lavoro con l'accortezza che le strutture dovranno mettere persone non qualificate e in affiancamento a persone qualificate. Sono gli agganci. No, siccome c'era stato già un equivoco sul 31/12 come scadenza che noi diamo, ovviamente il 31/12 è la scadenza per essere iscritti a un corso e non tanto per finire il corso, che ovviamente sarebbe impossibile. No, è una delibera. Basta.
basta una delibera. E poi c'è un altro tema che riguarda la difficoltà che c'è stata in questi anni del mettere a disposizione il personale da parte delle ASL, personale docente sanitario, non da tutte le parti, non sempre, ma se dobbiamo fare parecchi corsi si può diciamo verificare questa difficoltà, e quindi nel caso in cui l'ASL non possa mettere a disposizione il personale, diciamo può essere scelto dall'ente, può essere proposto dall'ente di formazione, ma sempre validato dall'ASL, questo per non avere un blocco di questo tipo. Abbiamo visto che la Regione Piemonte lo ha fatto, nonostante appunto ci sia questa, importante che rimanga la responsabilità pubblica, ma appunto abbiamo copiato da una delibera del Piemonte questa frase. Questo dovrebbe diciamo andare a risolvere tutta la situazione. Dopo il 31-12 saremo molto severi, perché si prevedono delle sanzioni pesanti per chi continuerà ad assumere senza titolo, perché oggi con questa delibera mettiamo tutti nelle condizioni, sia individualmente sia le aziende, di riqualificarsi, e dopo il 31-12 partiranno le sanzioni. Bene. Assessore Vesco, approvazione della convenzione tra Regione Liguria e Provincia di Genova per la gestione condivisa del sistema informativo del lavoro per il 2014, riassegnazione della somma di euro 378.883,20. Insomma, è una data di morte, non so se lui dice che il numero è 5, tu ci sei, c'è niente a fare le dita, anche poco, no? Ah, quello c'è urgente, ho preso la nostra sanità. Ma ci ha fatto una città, ecco, quella guardi. Ormai facciamo la definita in diretta. No, vabbè, tenete la voi, la facciamo dire, non è urgente, è una cosa che. Aspetta, guardi un attimo. Ma non è urgente questa. L'ho portata, ma non è una cosa. La convenzione. Ma sta avendo già altre cose. È la convenzione della Provincia di Genova per la terra. Facciamo lei, claro, cioè, quando sarà. Non è urgente. La tenete voi, poi la porta. Allora, abbiamo finito? C'è un argomento. Prego. Ci sono dei punti. Prego. Allora, argomento dell'assessore Rossi, incontro internazionale di rugby, test match, Italia-Argentina, in programma Genova, 15 novembre 2014. Sì, mi ha mandato a, diciamo, a formalizzare la manifesta. A formalizzare una manifestazione di interesse nei confronti della Federazione Rugby in attesa dell'approvazione dell'assestamento di bilancio. Questo argomento di giunta è stato sequestrato dagli uffici della Morici, quindi è stata stralciata tutta la parte economica, perché ad oggi non c'è ancora la copertura. Cosa ci candidiamo a ospitare? Italia-Argentina il 15 novembre, visto che Torino ha rinunciato e visto che comunque sia la città di Genova è molto appetibile dal mondo rugbyistico, sia per lo stadio sia per le società come il CUS Genova, che sono molto apprezzate. Tanto questo argomento non ci impegna granché, no? Spunto, diciamo, dalle cose che avete spunto, non ci impegna neanche. Va bene. Allora, una comunicazione del Presidente: viene richiesta la presenza del Gonfalone per la manifestazione per un raduno alpino 2014 del comune di Favale di Malvaro, domenica 13. Come si fa a dire di no? Cosa fai? Ti astieni tu? Cosa fai? Scherza. Noi possiamo fargli prendere una piccola alloggia, il Gonfalone stanno lì. Cioè. Allora. Una comunicazione dell'assessore Rossetti che riguarda l'adesione di alcuni comuni al suo. Va bene. Ma una domanda, ma questo suo è intasato o no? Ma questo suo viene chiamato ad operare anche per cose piccole che non era previsto. Ma è intasato o è già? Regge se facesse le cose, solo quelle a cui si faceva fronte con
si regge, noi abbiamo messo dei limiti e tutti vorrebbero che questi limiti non ci fossero. Lo vogliono usare il più possibile. Diciamo che tutti hanno aderito, poi che tutti lo vogliono usare, ancora per chi lo dimostrare. Comunque, sì, ci sono delle richieste. Bene. Finito? Oh, bene. Adesso guardiamo la cartolina che però non credo contenga cose dal fondo. Dal fondo? Ma di solito facciamo così. Allora, ci sono un po' di schede che riguardano un po' di Imperia. Pare che siano tre. Tre, no? Va bene, non importa. Sì, quella sotto il milione, ma insomma, non è un problema. È 930. Sì, 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 sì. Questione di come le codificare. Dunque, questo po' di Imperia era, insieme a quello di Pra, il più, tra i più critici. Devo dire che qui sulla zona mossa ci siamo. Noi andiamo lì, anche tu, dove ci sono, il giorno 8, e loro inaugurano alcune delle, diciamo, più importanti operazioni, hanno anche cambiato il governo indietro, direi che ci siamo. Adesso però, adesso mi sarà l'assessore nel frattempo. Volevo farvi riepilogo di giugno, cose che giornalmente vedo, diciamo, dopo la fine del mese riepilogo. Dunque, Conship Spezia, se andasse al posto del Marini andrebbe, ma per noi è lì. Però l'ultima sentenza aiuta. L'ultima sentenza aiuta. Dunque, Bettolo sostanzialmente hanno fatto la pace con il protagonista, che però sembra veramente in difficoltà per questi che si vogliono. Ma di capire che si vada anche un'intesa, ci sia già anche un'intesa tra Aponte e Sec. E quindi mi sembra una cosa che sia via conclusione. La pescaggio sarà enorme, le navi, non c'è un po' di cono aereo, non ci possono andare due alte quanto si vuole, c'è solo il fatto che oltre a una dimensione della nave impatti sulla diga. Il limite sarà finché ci sarà la diga, sostanzialmente, né il cono aereo né la... Non vi parlo una cosa di quello che va in fondo bene. Siemens, scusate, ho un po' cane, però mi pare che vada in fondo senza problemi. Siemens, me ne sono occupato perché a un certo punto dai giornali sembrava che potesse essere in gioco come diminuzione di personale anche la nostra Siemens, ho chiesto a rete di occuparsi, una risposta fortunatamente no. Al momento non è un gioco la forza occupazionale la nostra Siemens. Vabbè, la resta adesso è parte delle dialette riassegnate ultimamente. Avevo chiesto a pare a Ivan di sollecitare il 15 anno 7 anni con il resta per capire 15 hanno presente di consegnano lo studio che abbiamo chiesto che ha chiesto il comitato tecnico e per di quelli che era la presenza di servizio Va bene, c'è stata una, come dire, una difficoltà abbastanza evidente con quella beneficiaria, insomma, per come volete, mi pare che la stiamo rimettendo in sesto. Tognocchi l'ho scritta per un motivo molto semplice, non tanto perché si è fatta la presentazione dove c'era anche naturalmente Claudio, quanto perché in quella presentazione ci hanno chiesto di fare una cosa in più che si chiama Office. Cosa che volevo condividere, che naturalmente è un pochino, diciamo, non so se in conflitto o no, diciamo, ma con il discorso che si è programmato di farlo in un altro distretto. Insomma. Naturalmente lì è pronto, bello e finito, quell'altro invece ha ancora qualche problema. Però l'altro, quello di Sarzana, la mattina che c'è stata l'inaugurazione del trasferimento di geriatria, Conti diceva che nelle more della definizione del nuovo edificio molto probabilmente riescono a ricavare un po' di spazi per l'ospice, già nella struttura esistente. Anche perché non. Stante l'urgenza del centro. Non si può. Insomma, da tempo che abbiamo. No, sempre abbiamo detto che lo facciamo là. Quindi,
questa soluzione potrebbe essere una buona soluzione. Diciamo che affidiamo a Claudio il compito di, cioè da quando toppe e quando niente, potrebbe essere il titolo, questo crescendo, cioè da 0 a 3, no? Siamo sicuri che almeno se ne facciamo due scoppia anche un po' di confusione. Naturalmente c'è un problema poi di budget, perché la cosa è stata anche imbarazzante quella mattina, perché noi abbiamo avvisato solamente all'hospice. Cosa che io non sapevo, non è un problema. Il problema è che c'è adesso la linea, una questione che noi Sant'Andrea lo so, ho scritto perché adesso parte un legale per adeguare Sant'Andrea, diciamo, ulteriormente. Si è già fatto molto lavoro, come ho già avuto modo di dire, è chiaro che se tutto va bene non durerà per molto tempo, ma diciamo, l'ospedale così, con una città così grande, non può che essere messa a posto anche se per pochi anni. Colgo l'occasione per dire che si è pubblicata finalmente il bando per il Trentino, che tra un mese circa sappiamo chi partecipa, poi c'è un altro tempo, eccetera, 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 siamo abbastanza bene. Settembrino non è messo bene, già. Settembrino non è messo bene. Hanno ripreso. Allora, quando me ne ero occupato non era messo bene, se migliora meglio. Migliora. Bene. In compenso si sta piantando il ponte di Vaneseno. La ditta non ce la fa. Pure è arrivata al 95%, non ce la fanno più. Vedevamo nel frattempo si è sbloccata almeno in parte, nel senso che con una convenzione, diciamo, ferrovie e regione, noi sblocchiamo il pezzo di Vanarosa. Anzi, vorrei che la presentassimo qui quanto prima. Arrivo. Sì. Vai, sono qua. Sono qua, vanno là. E sono... Stanno arrivando in piazza lì dalla prefettura. No, scendi e vai. Vai in corsa. Per questo non lo puoi chiedere, insomma, però vale. Cioè, vuoi diminuire ancora il numero di assessori? Con passo fermo, però. Vuoi espandere ulteriormente le tue idee? La mia speranza è questa. Va bene, dai, vai pure, poi ci sono cose da diciamo. Se non venivi in punta, stati nella problema. Dunque, l'AMES non sono riuscito a fare ciò che mi hai chiesto, ma mi pare di capire che al momento siamo ancora... L'AMES siamo nella fase in cui è ancora in corso tutta la procedura per ottenere il concordato. Dal punto di vista aziendale e industriale l'AMES va bene, ovviamente ferma tutta l'operazione trasferimento. E l'ambiente? Alla questione aziendale. Vabbè, ma poi al trasferimento. Ma il trasferimento in questo momento. Però noi da parte nostra facciamo. Sì, no? Sì, quella sua città va comunque male. Siamo premesso che l'AMES in questo momento ha una procedura di concordato, per cui se non si conclude positivamente quello. Però la trasformazione dell'area di Cicagna l'ha fatta lo stesso. Adesso gliela faccio fare io. Che sei tu l'assessore adesso lì, Faccio fare io adesso. Una frusta. Minervini, quanti assessori ci pensavo, Minervini non è tutti più. Volevano la Minervini, ragazzi. Volevano Minervini, adesso ho un sacco di assessori. Ce n'è tre. La verità c'è stato un momento durante il viaggio che poteva averne quattro. Prima di prima forza è diventato troppo complicato. Va bene, dai. Abbiamo definito la linea di accesso. Con 500 km con me, ha saputo risultare questa esperienza, vuol dire che adesso non c'è problemi. Dunque, Iti, il è uscito, sì. Sta parlando con sì, è possibile, sì. Va, torna indietro. Sì, ho capito io. Torna indietro. Sì, perché parlo più avanti. Allora, dunque, la FRA di Montalbano è uno dei retaggi, sto parlando di prima, ne parlo un secondo, è uno dei retaggi dell'alluvione, diciamo, 2011, mi sembra quasi, come dire, addirittura da io, quando si finisce la presentiamo qui e chiudiamo la partita. Allora, Iti, dunque,
Vabbè, la vicenda IT si incrocia tremendamente con la vicenda Zelli, ovviamente l'università. Adesso loro stanno cercando spazi. Ti pregherei, vi pregherei, insomma avete sempre scritto un pochino insieme, di gestire un attimo assieme, perché a prescindere dall'operazione università, a me sembra che sia logico che vadano lì, insomma. Chiamatevi un po' cingolani, chiamatevi un po' già cattivi, vedete un po' come... Poi insomma, mi pare che si vada configurando un'idea in cui si cominciano a saturare i due edifici con Esaote e IT sostanzialmente, in sé mi pare che la cosa abbia anche un certo senso logico, ma piuttosto che costruire nuovi edifici, come saturare dove non ci sono. Tanto più da questo punto può essere anche occupazioni molto semplici, anche cambiabili abbastanza facilmente. Sì. Quindi fate un po' una cosa con cingolare, cioè capire se sapete che ci sono altre offerte, no? Però francamente sarebbe abbastanza logico. Dunque, Murialdo, il tema è se a un certo punto, prima di aspettare il prossimo anno, si riapre la mobilità. Adesso non c'è l'assessore, diciamo, che ha messo insieme le deleghe, già questo è il punto, insomma, no? Potrebbero decidere di aprire la viabilità mentre ancora in esercizio grande cantiere da fare, come voglio. Insomma. Casanova, abbiamo solo fatto un punto per una verifica, mi sembra che la cosa vada avanti abbastanza con ordine, potrebbero finire davvero entro l'anno. Aeroporto, ho solo fatto una verifica, effettivamente sembra che siamo venuti meno di esperti a procedere con l'apertura del massaggio portuale. Invece abbiamo fatto un po' il punto con Gabriele su Ospedaletti. Sì. E adesso mi sembra che possa partire un tentativo insieme al Comune, che nel frattempo ha rinnovato il Consiglio e il Sindaco, una procedura molto più... struttura molto più semplice, contenuto, eccetera, eccetera. Sì, tra l'altro mi ha fissiamo adesso un appuntamento con il Comune, no? E le aiutiamo a fare le loro atti. Quindi, alla fine dell'anno, diciamo, avremo a posto la parte. Insomma, il giorno di Ventimiglia si è piantato per le notte vicende che hanno coinvolto il gruppo, diciamo, che lo stava costruendo, riassunto. Vorrebbero riattivare il rapporto con noi per cambiare il mix di posti. Sì. Non so se mi vengo Gabriele, però un altro guaio. Ho parlato anche col sindaco, come avevo chiesto. Sì, 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 sì. Vabbè, però non è così a rischio. Sì, è più piccolo dei problemi che abbiamo nel ponente Ligure in quanto a Porticcioli, perché è chiaro che è spesso molto più complicato. Dunque, il Frigino è di quelle opere finanziate con la Rubione 2000 è 15 fa. 11. Mi pare che sia rimasto un pochino in 10. Adesso siamo in la gara. Dai. Dunque, Pittelli abbiamo visto insieme al sindaco e a Renzo, diciamo, il comune di Spezia, no? Adesso mi viene lì Renzo, il comune di Spezia. Come posso dire, le dati che abbiamo noi al momento non suffragano queste nuove preoccupazioni, non so come la devo dire, magari si scopriranno, però non abbiamo provato queste e quindi abbiamo deciso di monitorare con molta attenzione, ma non ci sarebbe al momento un'evidenza di quelle denunce fatte, avete letto, ma forse questo è questo. Speriamo che sia così. Magar, abbiamo fatto la presentazione qui, mi pare che siamo messi a lavorare con il nuovo sindaco, con una certa, diciamo, lena. Mi pare che ormai il cantiere di Agni Bassi dovrà definire e parte la gara per la zona Pollegna. Procedure, quella gara della Tocco. Poi rimane il tema Marinella sì, Marinella no, da questo punto di
vista non è incoraggiante il fatto che la Spezia abbia detto che per non si può sedere. Quindi ci sarà da capire cosa facciamo in funzione del fatto che se va avanti o non va avanti, però se ne dovrà fare un passo di altro. Sul Magra la cosa da capire, poi ne parlerò con Vela, ma tanto ce l'ha presente, è come evitiamo il prossimo anno di ritrovarci l'ultimo momento con dragaggi, ma capire se ci sono meccanismi, non sempre della sicurezza. Sì, perché se tutti gli anni bisogna spendere quella cifra lì, è vero. Lui, questa cosa, io te la faccio fare, fanno la batteria, già. Poi ne facciamo un'altra, per qualche cosa da fuori da lì, da oggi qualche dato migliore rispetto a quello che c'è. C'è una sequenza di sei mesi di batteria. Okay. Il fondo per istruzioni culturali in crisi era già previsto nella finanziaria, però si è deciso di aspettare l'assestamento perché ci fosse un atteggiamento equilibrato per l'intero sistema, mi diceva Angelo, dalla sua parte. Sì, posso, se lo tengo, anche per dare un po' di quadro di informazione generale, perché complessivamente il fondo, diciamo, aggiuntivo è di 1 milione di euro, che sommato al 1,5 milioni, per la parte di spettacolo dal vivo, fa 2,5 milioni di euro complessivamente messi a disposizione del sistema spettacolo. Poi c'è la parte cultura, ma dico anche questa brevemente. Ci saranno per la parte, diciamo, per le istituzioni culturali in crisi, 700.000 per la parte dei teatri, 210.000 per la parte invece delle istituzioni che si occupano prevalentemente dell'attività musicale, e poi abbiamo 80.000, 50.000 per chi non ha mai avuto possibilità in questi anni, e 30.000 per chi fa attività di residenza, quindi fanno 990. Scusate, questa qui è coerente con la legge, sì? Sì. Ci abbiamo da fare una piccola cosa che arriva in... aggiungiamo le attività, ma... E poi... abbiamo i bandi, 450.000 euro di bando per i festival, 300.000 privati e 150.000 i pubblici, poi 370.000 euro che è il bando per tutti quanti quegli altri attività di spettacolo che non sono legate a un'organizzazione, diciamo, festivaliera. E poi ci sono 750.000 euro sui grandi eventi. A questo si deve aggiungere, per completezza del quadro, gli 860.000 dello stabile e 1 milione sul Carlo Felice, e 260.000 euro sulle istituzioni culturali, 200.000 la linguistica e 60.000 le altre istituzioni. Poi abbiamo l'ultimo quadro che sono, come abbiamo visto l'altra volta con la delibera che abbiamo fatto per lo statuto di fusione delle due fondazioni, i 400.000 per la fondazione regionale, che sarà la nuova fondazione Palazzo Ducale, fondazione per la cultura, e 200.000 per la Genova Liguria Film Commission e 40.000 per la Mediateca, che chiude il quadro complessivo dell'operazione. Come giustamente diceva il Presidente, quadro complessivo globale che si chiude con l'assestamento, che consente di mettere a disposizione del sistema 2.700.000 euro tra il 1.700.000 dell'assestamento e il 1 milione di euro del salvateatri cosiddetto, anche se non è soltanto per i teatri, ma per tutte le istituzioni e le attività di spettacolo di inizio anno. Va corretto, c'è un quadro. Bene. Voglio dire che dalla prossima settimana, a parte il prima, dalla prossima settimana, non questa settimana perché ero in ferie, dalla prossima settimana il primo bando, e a cascata arrivano tutti i bandi fino alla fine del mese di luglio, sono 7 bandi in successione. Vabbè, questo mondo per tutto. Per tutto, tutto questo mondo. Questo mondo qui mi pare che per tutto questo mondo. Mandato, avendo tenuto in vita. Sì. Bene. Poi Sanremo dovremmo esserci. Sì. La parte attore è abbastanza complicato, ma arriviamo in fondo poi quando lo consegna e lo presentiamo appena si può, a luglio, a settembre, ci sarebbe presentato. Ho voluto mettere una cosa che adesso non c'entra niente, perché faccio della salute, l'impegno, ma quella famosa APQ del 2007, perché stiamo lavorando per portare, raccogliendo i progetti, per l'anno prossimo ce la facciamo, secondo te? Sì,
motivi per cui ci tengo molto sono, beh, sono tanti, ma sono due particolari. Uno perché mettiamo in sicurezza il palazzo della salute, l'altro perché così rimane solo la questione Genova, così diventa un po'. Certo. Genova non si piace, perché se ne ma poi ci tengo. Mandalaga abbiamo già detto. Quindi... Faccio una riunione convocata in settimana. Certo più. Credo ci aveva ancora condizionato la deliberazione settimana ci danno i dati relativi ai costi. Non ci aveva dato il programma. Venerdì viene la deliberazione. Va bene, ok. Dunque, sì, Fincantieri abbiamo fatto un passaggio con l'ambiente, insomma. La borsa non ha reagito in modo entusiastico. No. La situazione nostra è buona, insomma, nel senso che i due cantieri, Moggiani e io, lavorano per 15 anni. E quindi si va, come dire, prospettiva di medio e lungo periodo. Genova comincia per la Lamiera il 15 luglio con una cerimonia molto più stretta. Pare che ci sia. Fondi alluvione, invece qui ci sono ancora guai, nel senso che noi siamo fermi a 6 milioni e mezzo. Noi riusciamo a bloccare neanche gli altri 6 milioni e mezzo già assegnati da un sacco di tempo. Non riusciamo a capire se avendo fatto la raccolta di tutto il mondo, poi arriva la seconda fase, diciamo, no? E non si riesce, come dice Morando l'altro ieri, a bloccare ancora i 20 milioni della stabilità. Siamo tanto a testa contro il muro per adesso. No, Metropolitano ho solo chiesto a Ivan di sentire Genova per presentare, diciamo, il problema qual è. Perché Ferrari Bino che ha messo 60 milioni, e mi pare giusto che presentiamo l'operazione per un cofinanziamento molto significativo, per cui mancano ancora, diciamo, il deposito e parecchi treni. Credo che sia giusto dire in che tempo si fa. Naturalmente c'è poi già impattato nella situazione di carriera, quindi non so bene cosa succederà, però prima alla fine dell'anno vorrei provare a presentare su questo lato sono importanti, sia come dati per l'analisi, perché se non lo purtroppo il tuo ritegno. Quindi vorrei già parlare col comune, con Medi, eccetera. Stoppani avete visto, abbiamo presentato la cosa col prefetto, mi sembra tranquillo, non si può scendere, c'è un prefetto che non prende la sua responsabilità, è un'operazione di pace. Il comune non c'era perché non poteva, perché gli intervenisse. Va bene, Rems mi pare che proceda, giusto Claudio? Sì, avevo un po' problema. Mi pare che con Rems noi chiudiamo il complesso di interventi infrastrutturali alla RAS 5 in modo passato. Questo è il giornale. Sì, 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 però appena su quel territorio che volevo dire. Poi Bagno del Principe, non fatto con Vesco, qualche passo avanti c'è ed effettivamente sembra che sia possibile andare alla sua conclusione. Parto. Infine ho chiesto a D'Angelo di verificare se c'è la biblioteca, mi pare che smettiamo di qualche mese. Sì, hanno chiuso tutto il contenzioso che avevano in piedi e hanno affidato gli allestimenti per le scaffalature e quindi slitta di un mesetto. Va bene, invece sul sito di oggi abbiamo messo oggi il dato della cassa, che ci teneva a raccontarvi bene, mi dispiace che non ci sia ricco. Allora, qui trovate tutti i numeri della partita ammortizzatore in deroga dal 2008 ad oggi. Cifre che fanno paura. In sostanza, adesso... Il governo ci autorizza a pagare il 13,14. Dopodiché, quindi in poche settimane copriamo il 13 e rimane completamente scoperto ad oggi il 14. E...
questa cosa già complicata si aggiunge la vicenda Ilva, che non si sta mettendo niente bene, che si può risolvere solamente attribuendo ad Ilva una cassa in deroga di carattere nazionale. Se dobbiamo pagare Ilva con i soldi, diciamo, di quella regionale, non facciamo altro. Naturalmente loro non basta. Non si giustificherebbe. Non, naturalmente la cosa di pagare parlava di integrazione alla rete, quindi. Poi ti dico. No, parlo su. Ci sono strade che si possono verificare. Avete visto che il ministro non viene più. E al momento siamo messi così, che il ministro Poletti riceve poi l'amianto venerdì mattina. Venerdì 11. Alle 12, adesso. Io insisterei perché quel giorno lui affrontasse con noi, col sindacato, anche la questione di Ilva. E sarà la giornata che tra l'altro c'è la manifestazione nazionale dell'intero gruppo a Roma. Fanno uno sciopero dell'intero gruppo l'11 e manifestano a Roma. Mi risulterebbe che ieri sera il ministro abbia convocato i tre segretari generali di Fiorino, che non so il nome. Ho parlato con ieri sera, disponibile a sentirci, a vedere. Ma la cosa gli sta diventando spessa, insomma. Comunque, stando al tema, poi magari parliamo ancora un minuto, stando al tema ammortizzatori, noi dovremmo essere in grado di pagare queste gente qui nei prossimi giorni, di pagargli tutto il 13. Che vuol dire che se anche questa cosa andasse a posto, sarebbero scoperti già per 7 mesi. Perché la situazione è veramente buona. Tra l'altro, se non ho capito male da quello che mi diceva ieri Enrico in macchina, il governo ha autorizzato le regioni a una proroga della cassa in deroga fino ad agosto, perché il 30 giugno c'era uno stop in qualche maniera. Quindi se arriva la proroga poi arriveranno questa forza anche le risorse. Poi l'altro giorno dice che manca 1 miliardo. Adesso io non so cosa fare venerdì, nel senso che se c'è solo l'amianto forse possiamo anche chiederci a lui questo qui. Se c'è anche Ilva, ci vada adesso a fare la giunta o vogliamo fare giovedì, vediamo. Non penso che giovedì ci sia conferenza, sì. Sarà anche la firma del patto. C'è conferenza, c'è anche la regione poi. Vabbè, diciamo che bisogna che ci teniamo tutti quanti un po', come dire, in stand by, perché è chiaro che in funzione di quello che succede bisogna che cambiamo, come dire, il nostro calendario, ci andiamo un attimo. Tanto ho visto che adesso oggi qualche giorno veramente poco. È vero che volevamo presentare venerdì le aziende che fanno il prossimo concordio, ma è anche vero che dobbiamo aspettare un po' per fare razionale. Quindi potremmo mettere in preallerta un'azienda diversa e poi vediamo un po' all'inizio. Il gruppo IB. Va bene. Ecco, volevo dire invece a Claudio, ma noi saremo pronti a mettere una scheda sul fatto per la salute, perché sì, è stato approvato definitivamente. È stato approvato, se c'erano sia salute. Deve andare in stato regione. Quindi immagino che andrà la prossima settimana, appena poi c'è la firma, immagino. È stato siglato ieri sera. No, adesso vediamo un po' gli argomenti da mettere in questi statisti, per esempio, come questo, aspettare la menì di quando sei pronta. Sì. Poi c'è il distretto del generale, insomma, siamo un attimo. Poi abbiamo messo la scheda sulla FACI, arrivano a Luna, e ci raccontano un po' di cose per le conferenze. Poi non so cosa c'è dopo, perfetto. Qui c'avete riepilogo delle opere presentate a settembre di là, siamo arrivati a 70.
siamo 463 milioni, naturalmente manca le grosse, però vedremo, sono gli altri miliardi. Ringrazio davvero Ivan e i suoi perché mi pare sia un lavoro molto prezioso. È evidente che man mano che abbiamo ritardo lo aggiorniamo, tenendo conto della dinamica dei lavori, ma insomma penso che sia una cosa abbastanza utile, insomma. Poi ci sono, credo, le gestioni, ne via definitivamente via, no? Non bisogna portarsi di ieri fino a cambiato. Dunque, allora, l'8 luglio siamo... Alle 18 addirittura? Facciamo 19, dai. No, no, ok, 19 giudicato. Poi non ho capito se è chiusa questa cosa di, vabbè, a parte la numerazione che non è giusta, ma non è un problema. Di Calizzano se è consolidato o no, anche la casa di riposo. Pesco qui si mette male. Prefettura per Ilva. Se i problemi non si risolvono, si tanto il collegio la fisica. Adesso vediamo se. Poi quella semplicemente per me, nel senso che essendo andato andare a vedere il vicario. Sì, va bene, ma questa vale solo per me perché io la lascio andare, eccetera. Poi ci sono un po' di cose da fissare, vedremo se fare adesso. Guai, Sassello, cose da Roscia. Dunque, no, la cosa che volevo dire, dico come titolo, poi la svilupperemo. Poi ci sarà anche l'ambiente della giornata. Dunque, alla fine il bisogno è tornato da capo, no? Nel senso che prima il commissario ero io, poi hanno fatto l'ex prefetto, poi hanno fatto il sindaco, ora sono di nuovo io. Perché hanno fatto un provvedimento di natura generale, nazionale, ho deciso che i commissari dei provvedimenti dell'ambiente siano i presidenti della regione. Mentre li togliamo dalla scuola. Mentre li togliamo dalla sessione, non saranno più i commissari, la regione commissariata, come non saranno più i presidenti. Non nomina il governo? Il governo, persone che si fanno. Sì, perché si circoscrive di più il commissariamento a atti, non alla gestione complessiva. Va bene, adesso nel frattempo, come sapete, il bisogno è un po' andato, scusate, sono spostato. E adesso bisognerà quindi che noi prendiamo in mano come ente, perché è chiaro che poi mi appoggerò sull'ente, cosa succede ragazzi? Tolgo la poltrona, qui la c'è la mia. Che ti metto adesso? Tre ore il transeduto. Che ti metto adesso? Già pensato tutta la giunta. Era di fronte a me. Non sono scritto che andavano anche cambiate le interdistanze delle persone, ma pensavo che fosse. No, state tutti così, siamo andati di noi. Conseguente. Ho seguito un attimo, però. Potete seguire un attimo. È molto difficile lavorare. Lo so, non so per noi. Allora, bisogna che noi prendiamo in mano la questione di bisogno. La cosa ci intorna in casa. Certo. Sì, intorna. Sì. Nel senso che evidentemente io lo farò usando le strutture, non è che posso farlo con una struttura commissariale, diciamo. E quindi cercare un po' di organizzare adesso per capire, ma affrontiamo una questione delicatissima, ci si è tornato in casa.
In primo luogo io vi chiederei anche di sapere se è giusto come commissario coltivare o no, diciamo, come commissario le forze di Stato. No? Nel senso che un conto lo faccia l'impresa, un conto lo facciamo noi, eccetera, 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 date un po' più di noi, ci mettono un po'. Dopodiché bisognerà, non so, prendere contatto con il Consiglio di Stato, con il governo, in particolare con il Ministero dell'Ambiente, ma senza il Consiglio, e attivare un'operazione, come dire, governo, regione, per capire se il Consiglio di Stato può, se noi possiamo, nel contesto del Consiglio di Stato, magari con l'avvocatura, accelerare un po' il tempo, perché essendo un'opera che ha importanza decisiva per la sicurezza, immagino che il commissario debba fare anche degli atti di sollecito, di accelerazione, di impulso, se così dire. Ce l'abbiamo ammalato 2 anni fa e se la ritroviamo esattamente nel consumo, qui l'ha mollato. Quindi vi invito, diciamo, scuso anche un picco, ma hai capito la delicatezza, vi invito anche a dirmi un po' quali sono gli atti che devo fare, perché chiaro che non posso essere in merito, molto tutto ad essere commissario, no? Quindi bisogna fare anche atti formali, lettere, atti. In particolare credo che dobbiamo dire al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Ambiente circa il fatto che a questo punto io torno ad essere responsabile di un loro finanziamento, che tuttavia è fermo da anni, è indicato bene anche la statistica, per un contenzioso, diciamo, per imprese che nel taglio con il suo istanto fino adesso hanno acquistato la faccia lì, no? E quindi che valutino un po' anch'essi per la responsabilità generale che hanno, per la questione, se possono essere fatti altri. Ieri si è svolto la riunione dei commissari, non ho potuto partecipare perché io ero la riunione per esaurito. Ha partecipato la dottoressa Venerdini, sentita un po', perché è stata di capire prima data, non ci siamo consentiti. Cioè, avete capito che bisogna che noi facciamo gli altri salvaguardi anche lì, insomma. Allora, sono commissario della settimana. Ho cercato un aggiornamento però. Non è un consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si è spacciato, l'anno ha detto che non era competente tanto, perché è inviato al parlato, che dovrebbe avere deciso in questi giorni qua. 39. Ecco, se vuoi parlare di questo, mi sono sbagliato lì. Ho chiesto per il parlato, mi sono sbagliato lì. Che ha unificato il senso di cuore. Adesso il tema, non credo che non ne avrei mancato, purtroppo. Il tema è fare degli atti molto netti, poi non vorrei che si dice che la colpa non ci prendiamo i soldi, come è già stato detto. In aggiunta a questo finanziamento 30 più 5, quando il ministro dell'Ambiente era Orlando, ci fu assegnato un pacchettino di ulteriori risorse, pari a 3 milioni circa. E poi poco dopo si è dimesso Romano, è stato incaricato Doria, il quale a questo punto era commissario anche per opere di spesa. A quel punto lui ha fatto tutto un lungo percorso in cui ha nominato i sindaci soggetti attuatori. Pochi giorni fa Doria ha scritto una lettera a me in qualità di commissario e dice, ti dico a che punto faccio una riunione qua. E adesso bisognerà anche decidere, perché in teoria io potrei essere commissario per dimensione territoriale anche di quelli, ma forse sarà il caso di pur essendo commissario di lasciare le cose nella portata per contattare lui, no? Però vi pregherei di vederlo un po' e magari forse un po' come muoversi. Questo è fatto positivo. Cioè, quindi i temi sono due, uno cosa devo fare per fare formali, per rendere chiaro il troppo disagio,
se il governo intende assumere un'iniziativa perché su opera di particolare delicatezza che riguarda la sanità, la sanità pubblica, la sicurezza pubblica, che lo dicevi sia affrontato con qualità diverse, cose che poi sono state fatte, che 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 sono state. E l'altra cosa è come affrontiamo il tema del finanziamento aggiuntivo a favore del comune, lo spezzino colpito dall'alluvione. Per quanto mi riguarda, penso che possa andare bene se quella procedura è mancata la commissaria. Adesso dedichiamo 10 minuti alle vicende invece occupazionali. Per condividere informazioni per quanto possibile. Noi abbiamo 4 vicende che sono avviate bene, insomma. Una è quella che riguarda l'energia, che non è occupace, francamente, nel senso che ne abbiamo già parlato. Una è quella che riguarda il piantieri, che ho chiamato poco fa, mi sembra avviata bene. Una è quella che riguarda Piaggio, in cui sostanzialmente rimane un problema di costo del trasporto. Problemi? No, ci sono arrivati da Francia. Sì, c'è un problema. E la quarta è quella che riguarda Concordia, che è un altro motivo per cui dovrebbe rimanere. Però vorrei che lo diceste, perché tendenzialmente bisogna rimanere, perché in lui di 2 ore che abbiamo, da voi, quello che senza importanti. Dunque, Concordia è una vicenda sostanzialmente vinta, ma di non semplicissima gestione. Sono 2 anni di lavoro circa, per 600 persone medie. Ho avuto anche un po' di confronto, contatto, osservato, eccetera, anche per capire gli aspetti iniziali del corso di lavorare. Appunto, sicurezza del lavoro, sicurezza ambientale, la partita è gestibile ma abbastanza complicata. Il trasbordo non è sotto la responsabilità delle aziende di questa regione. Il trasbordo è ancora una coda dell'operazione Titan, cioè, poi non è che non c'è delicato, ma non fa parte dell'offerta che Costa ha approvato. Chiesto di sequestro fino a volte la porta ancora al consorzio americano, in sostanza, da volte in poi la responsabilità piena, diciamo, dell'azienda nostra. Penso che la debba seguire sostanzialmente tu e l'assessore Navarti, non nel senso che le imprese terrai un contatto con le imprese. Ci diranno se hanno problemi, se hanno bisogno, se sostanzialmente credo di no, ma insomma credo che la cosa sia, non sarà una cosa semplice. È evidente che avendo avuto un ruolo politico abbastanza rilevante nell'ottenimento di questa commessa significativa, se tutto va bene ci sarà anche un riconoscimento come di lavoro, se dovesse andare male qualcosa, diciamo, è evidente che c'è un numero. Ora, le aziende sono aziende molto qualificate, di primo ordine, poi c'è anche la Lima, c'è la Polonia, ormai è Lima, sono aziende primarie, siamo abbastanza capiti. L'ultimo caso è stato montato, lo dico anche a Claudio, per il mese estivo. Io come detto vado via solamente a settimana, oggi 19, poi agosto sono sempre qui per organizzare qualcosa di fare. Mi pare evidente che bisogna avere una continuità di rapporto in caso di problemi. Presidente, vicepresidente, porto anche assessore, diciamo, a una materia che siamo dovuti fare, ma una sicurezza. Sì, ma anche sanità, no? Sì, sì, sono di lavoro. Io penso che sia una cosa gestibile, bisogna seguirla con molta attenzione, non è che adesso è molto chiaro. Dopodiché veniamo ai trattamenti grossi. Insomma. Allora, su Tirreno Power abbiamo fatto martedì una riunione molto positiva,
in cui c'è un allineamento di tutti i vari istituzionali, al governo, alla regione, la provincia non c'era, vero? No, però c'è però no, ormai sollevato. Ai due comuni, hanno messo davanti una polizia davanti alla prefettura e questo non le vuole togliere, l'hanno presa per una provocazione. E stava distruggendo. Sta davanti al portone la prefettura. Tensione alta. Allora, Piero Power la vedo così, che tutte le istituzioni, Ministero dell'Ambiente, Mise, Regione, Provincia, i due comuni, se la nuova AIA abbia requisiti tecnici, ambientali, la sostengono. E quindi possono dire al mondo del lavoro, alle imprese, essenzialmente anche alla magistratura, può dire bene all'AIA, ovviamente, noi siamo per ripartire. No? E abbiamo messo anche dei tempi. Abbiamo messo anche dei tempi che è settembre. L'azienda dice, gli azionisti ci danno fiato, firma, fino a settembre e poi la parità si chiude. Questa parità qui l'ho vista molto bene, perché di vedere tutti. Su questa parte l'ambiente è in capo a Enzo, no? Giusto? Perché il Enzo è una doppia veste, poi naturalamente è ricco. Per ciò che riguarda gli ammortizzatori e Claudio, per ciò che riguarda tutto il rapporto con il discorso della sanità, che avrebbe messo un documento molto importante, ma che non è ancora ufficialmente noto. Direi che siete voi, poi naturalmente ci sarà l'assessore del territorio particolarmente interessante, però adesso c'è una spinta unanime perché si salvi la baracca, insomma, no? Perché prima quando non era facile prima fare i figli, adesso è molto più difficile fare i figli. Ci siamo capiti. Dopodiché rimarrebbe la magistratura che deciderà, diciamo, l'ultima istanza, insomma, no? Però bene. La questione esaute, siamo stati ieri giù tutti e tre. Allora, qui bisogna che noi assumiamo un ruolo ligure in questa vicenda qui, Genovese, come volete dire. Prego Enzo e Enrico di farlo in prima battuta rapidissimamente, un po' come si è fatto con la Piaggio. Allora, lì non c'è tempo da perdere. L'azienda di Polizieri, cioè mentre Fincantieri, dicevo ieri, potevamo anche resistere un po' a lungo, no? Vi ricordate quanto è durato, va? Ma il modello Fincantieri non si può applicare, a parte il fatto che l'azienda ha affidato il negoziato a personaggi, diciamo, abbastanza, no? Il nome fa Attila, ma ma non c'è tempo da perdere perché bisogna far presto davvero, insomma. Tra l'altro, vabbè, insomma, adesso senza entrare in dettagli, perché io propongo la guerra, diciamo, di Ligure Toscana, bisogna fare presto, quindi Renzo ti pregherei lunedì, martedì, lunedì sono a Roma, ma ci siamo anche noi, no? Chi c'è Enrico? Al tavolo di lunedì chi c'è Enrico? Sì. Quello del lavoro, sì, sì, sì. Ma subito sono qua, faccio lunedì. Lunedì, ma sai, saranno due sindacalisti, veramente. Beh, vedi più. C'è pochissimo tempo da perdere. Dopodiché, secondo me, la soluzione non è difficile, si può trovare, non faccio niente, si può trovare. Invece è veramente delicatissima la questione di vita, insomma, adesso io penso che sia meglio. Io l'essenziale può aspettare di usare stamattina. Vi dico solo i titoli, c'è un tema genovese, solo genovese ammortizzatori in deroga, perché gli altri non sono ancora in questa situazione, non vinco la solidarietà, diciamo solo. C'è un tema di chi lo paga, se è a Roma o a Genova. C'è un tema di integrazione che loro indicheranno, nel senso da quel programma, che è difficilissimo, diciamo. Però è una cosa che abbiamo finito. Ma poi il tema, diciamo, più complicato è che non si è ancora capito cosa è la filiera d'acciaio in questo paese.
che a distanza di non so quanto il commissariamento se ne è fatto un altro, no? Senza che nessuno abbia capito, almeno io, diciamo, perché, cioè, o meglio, con che differente mandato agisce questo commissario, che peraltro io ho sentito, che è disponibile a comprarci. Ora, il tema più grosso a me sembra questo, di chi sarà Ilva? E trovo incredibile che non si sia ancora affrontato questo tema a distanza di non so quanto, perché parliamo di un anno, grosso modo, giusto? Forse più. Beh no, perché ci ragionavamo un'altra quando ho scelto. Sì, un po' più di un anno, sì. Sì, aprile, maggio, un po' più di un anno, sì, ragione. Mi sembra questo il tema, perché è chiaro che come fai a pensare che le banche o dei privati, come dire, mettono dai 2 ai 3 miliardi se non si capisce, diciamo, chi gestirà l'azienda nei decenni in cui ci può essere ritorno economico per questo investimento. Perché Parmalat fu un caso molto diverso, Parmalat fu un caso di forte ristrutturazione, no? Di accompagnamento alla pensione, di ammortizzatore. La differenza tra Parmalat e Ilva è che ci vogliono 2-3 miliardi per far ripartire Ilva. Quindi il tema di chi ce li mette, di chi gestirà l'azienda, di chi garantisce l'investimento. E che rapporto c'hai con la proprietà? Perché c'è una proprietà. Che rapporto c'è con la proprietà, giustamente. Che mi pare anche disponibile a stare in gioco, magari non da sola, magari con altri grossi gruppi internazionali. Per questo qui mi pare il tema. Insomma, io penso che le altre le gestiamo più o meno anche da qui. Adesso ieri sera mi hanno detto che appunto la Camusso, la guida, avrebbe visto i tre segretari di categoria. Dopodiché senti un po' casta, no? Vedi se venerdì possiamo fare una giornata romantica, possiamo più spesso parliamo, o anche un altro giorno, lo stesso. Abbiamo le nostre agende, perché come si fa a 20.000 persone, 15.000 persone, quante sono, non dire così. 15 più ridotti. Sì. Ora, trovo anche incredibile che la Bugno sia scoppiata qui, anche se credo che oggi poi sia associata al sciopero della notte. No, per meno. Basta, insomma. Non c'è da dire niente. Questo qui è un guaio che non possiamo risolvere come gli altri qui. Che ci possiamo fare. Quindi senti un po' giù sia Poletti che De Vincenti, che Guidi, che Castano, poi se c'è da cambiare cambiamo noi, organizziamo la giornata. Dunque, la solidarietà finisce il 30 settembre, giusto? Sì. Però questi qui agosto non fanno mica passare se non sanno cosa accade prima che finisca il luglio, giustamente. Ma che ci possiamo vedere il 15 settembre dicendo, beh, ma che si fa? Noi lo diciamo da 6 mesi, anche se poi è già scritto quello che succede, che la fanno, no? Tanto male che la facciamo adesso. La terra. Sì. Credo anch'io che sia ovvio e scontato. Potrei mica dire. Allora, ci vogliono 10 mesi di cassa in deroga. 10 mesi e mezzo. Perché ad agosto del 2015 ci sono le condizioni perché riparta un nuovo ciclo di cassa straordinaria. Esatto. Per assurdo fino a 5 anni di cassa straordinaria, proprio a capire se si fa il passaggio da 30 settembre al 10 agosto. Basta, io credo che il quadro sia questo qui, adesso sentiamo Enrico, poi cerchiamo di capire giustamente cosa bisogna fare. Ecco, poi c'è da vedere quest'ultima delibera con chi se l'abbiamo fatta. La delibera della Lorena, la De Artis dice che la modificherebbe in passaggio, quindi la proviamo e la risistemiamo così. Quella del Galliera va bene, ci aggiungerei l'incarico alla struttura di chiudere quei ministeri. C'è scritto per le vie brevi, insomma. Vabbè, però quello è fatto. Sì, io ho già fatto un'integrazione che è allegata già alla fare dell'argomento. Sì, il resto lo vediamo più avanti.
Questa è solo di Ghiarda. Chiudiamo la giunta. Okay.